tutto nasce dalla passione per le linee degli anni 50 e anni 60 e soprattutto quando incontrai per la prima volta il binomio Michelotti e Vignale. Una firma di design innovativo, rivoluzionario e una manualità, una capacità di realizzarla incredibile. E da lì il grande sogno di poter vedere, poter godere di questa meraviglia in uno dei nostri ambienti. Sono Paolo Milini, questa è una Lancia Aurelia B52 del 1952 naturalmente, carrozzata da Vignale e disegnata da Michelotti. Iniziai a collezionare macchinine quando ero molto piccolo. Era una mia passione, una mania. I miei figli continuano, abbiamo una collezione di macchinine enorme. Mai avrei pensato nella vita di poter costruire una collezione uno a uno. Per fortuna ci siamo riusciti e con grandi sforzi e grande passione. Abbiamo costruito anche un luogo dove poterle contenere, importante, per dare importanza a questi oggetti meravigliosi. E abbiamo costruito questa collezione di circa 100 pezzi che abbraccia un cinquantennio, dal dopoguerra agli primi anni 2000. Trasversalmente attraversiamo 6 o 7 marchi, una prevalenza italiana, chiaramente, ma non disdegniamo assolutamente marchi inglesi, tedeschi e anche francesi. Una sola americana per onorare la Corvette, quale auto più longeva tuttora in produzione, ma prettamente diciamo che il nostro marchio del cuore è Lancia. Nel 1952 furono realizzati 98 autotelai per i vari carrozzieri italiani. 11 di questi finirono a Vignale, che realizzò con Michelotti 5 pianali, 3 Ferrari e 2 Aurelia. Le 2 Aurelia sono questa B52 amaranto, e, diciamo con 2 toni di amaranto, e un'altra con 2 toni di blu. Hanno delle piccole caratteristiche diverse, come i paraurti, il disegno di alcuni dettagli, probabilmente commissionati dal proprietario, e montano una meccanica che nasce simile. Poi, sull'Aurelia B52, vedete in questo speciale, è stato montato in fase di restauro un kit aftermarket ufficiale dell'epoca che incrementava un pochino i cavalli montando 2 carburatori Solex e un collettore Nardi, che è un'altra chicca perché ne hanno preso prodotti 4 o 5. Analizzando con chi ora possiede Nardi, loro non erano a conoscenza di questo accessorio. Questa meravigliosa B52 fu regalata o commissionata a Vignale da Gina Lollobrigida. Abbiamo cercato molta documentazione, abbiamo sicuramente trovato articoli che documentano e certificano che la Gina Nazionale ha avuto quest'auto e l'ha utilizzata in un film che si chiama La Provinciale, un film del 1954, e c'è una lettera che è firmata da Gina che ringrazia Vignale per la sua capacità di realizzare
linee stupende nelle sue carrozzerie. Quindi sicuramente questa è un'auto che ha una storia molto particolare e rappresenta uno dei momenti italiani più floridi.